Ciao a tutti. Inizia stasera ufficialmente la prima edizione di Eden, un pianeta da salvare. Inizia un racconto della bellezza straordinaria del nostro pianeta, perché dobbiamo ricordare che il vero Eden ce l'abbiamo sotto i piedi e troppo spesso ce lo dimentichiamo. Pensiamo a quanto è breve la nostra esistenza rispetto alla vita della Terra. Il pianeta Terra è un pianeta vivo che si trasforma, invecchia, si modifica, si cambia a 4 miliardi e mezzo di anni. Che cosa siamo noi rispetto al nostro pianeta? Assolutamente niente. E adesso iniziamo ufficialmente il nostro racconto da uno dei luoghi più belli del mondo. Eccolo. È un fiordo norvegese, è un esempio di come la Terra si sia trasformata nel tempo. Se pensiamo a più di 20.000 anni fa, dietro alle mie spalle non ci sarebbe stato questo spettacolo, ci sarebbe stata soltanto un'infinita distesa di ghiaccio. Poi, nel corso dell'ultima glaciazione, il ghiaccio ha iniziato a trasformarsi come se fosse diventato lo scalpello di uno scultore. Ha iniziato a scavare la terra, ha iniziato a formare una sorta di fiumi che non sono fiumi, perché questo è l'oceano, e gli ha permesso di entrare per chilometri nell'entroterra. Uno spettacolo che non smetterà mai di stupirci in qualsiasi momento dell'anno, perché qui, diciamoci la verità, il clima cambia molto velocemente, ma questo che vi sto facendo vedere è niente rispetto a quello che vi mostreremo fra poco. Inizi Eden, un pianeta da salvare. Quello che iniziamo a raccontarvi stasera è il Geiranger Fjord, uno dei più ampi e profondi di tutta la Norvegia. È un posto che davvero toglie il respiro, per questo è diventato recentemente patrimonio dell'UNESCO, quindi patrimonio di tutta l'umanità. È facile anche capirne la ragione, perché lo spettacolo che si offre ai nostri occhi, nonostante sia un pochino velato dalle nuvole che si muovono in continuazione e che nascondono ogni tanto parte di questa bellezza, toglie davvero il respiro. Dobbiamo pensare che le montagne, che come vediamo sono già in buona parte coperte di neve, sono coperte dalla neve quasi per tutto l'anno. Qui è possibile che nevichi a giugno, a luglio, anche ad agosto. Adesso, nel momento in cui stiamo girando, ci troviamo nel mese di settembre e la temperatura è molto molto bassa. Nonostante questo, sono tante le persone che non resistono al fascino di questi territori. Dobbiamo ricordare che la Norvegia, pensate, nella costa occidentale vanta circa 1000 fiordi, uno più bello dell'altro. Fiordi
che affascinano per la bellezza e che non smettono mai di incantarci. Adesso però noi da qua ci spostiamo, perché io in questo momento mi trovo sulla terrazza panoramica più famosa, che si trova sulla Eagle Road, la strada delle aquile. Adesso scenderemo da questa strada, che offrirà degli scorci ancora più particolari e significativi, per raggiungere il piccolo paese di Geiranger, ma lo facciamo con un mezzo speciale. Luoghi come questi vanno tutelati e le scelte sono tante. In Norvegia sono molto avanti sotto questo aspetto per quanto riguarda appunto la protezione della natura e l'equilibrio ambientale. Da tempo hanno investito nella mobilità elettrica e adesso qui, infatti, per percorrere una strada meravigliosa, unica al mondo, io scenderò utilizzando proprio una macchinina elettrica. La strada che sto percorrendo è la Eagle Road. È stata chiamata in questo modo perché nella parte più alta c'era un territorio dove fino a qualche anno fa vivevano tante aquile. La cosa importante di questa strada, oltre al fatto che ci permette di scendere lungo un fiordo che ha tantissimi scorci meravigliosi, è che è stata costruita nel 1955, è fatta sostanzialmente da 11 tornanti, molto stretti ma molto spettacolari. E in quell'anno è stata fondamentale la costruzione di questa strada, perché fino a quel momento il paesino di Geiranger era isolato, si poteva raggiungere soltanto via mare, quindi lungo il fiordo. In questo modo invece, durante tutto l'anno, nonostante magari la neve, che in determinati momenti è molto alta, gli abitanti di Geiranger non sono più isolati. Bellissimo, bellissimo. Vivendo questa esperienza mi rendo conto di come appunto sia legittimo da parte di chiunque avere il desiderio di andare a conoscere luoghi ricchi di bellezza. Però allo stesso tempo anche un nostro viaggio può rappresentare un impatto ambientale importante e quindi merita una riflessione se si possono fare delle scelte più rispettose nei confronti dell'ambiente, è giusto farle anche quando si viaggia. Questo è il paesino di Geiranger, dove vivono stabilmente durante l'inverno circa 250 persone. Eppure nell'arco dell'estate qui sbarcano più di 800.000 persone. Come arrivano? Beh, arrivano quasi tutte a bordo delle navi da crociera. Infatti dobbiamo anche ricordare che Geiranger, nonostante sia una realtà così piccola, è uno dei porti più frequentati di tutta la Norvegia, pensando anche che si trova a più di 100 chilometri all'interno, lasciando la costa. È una località, come vedete, molto interessante e l'avevano capito più di un secolo fa. Perché? Perché nel 1867, in questo angolo sperduto del mondo, è stato aperto il primo albergo a gestione familiare. E sapete quando è che è arrivata qui la prima nave da crociera? Uno può immaginare magari, non so, 50, 80 anni fa.
In realtà 2 anni dopo il primo albergo, nel 1869. Che cosa significa tutto questo? Che tanto tempo fa si era già capito il valore della natura, un valore che oggi più che mai è apprezzato in tutto il mondo. Dobbiamo anche pensare che la Norvegia, con questi territori, è il luogo delle aurore boreali, del sole di mezzanotte, delle renne, degli alci, e anche la terra dei vichinghi, e questo non si può dimenticare. Però è anche luogo delle leggende, luogo popolato dai troll, che sono questi esseri particolari, hanno 4 dita in ogni mano, un naso molto lungo, ma non si fanno mai vedere. Dovremmo dire per fortuna, perché la leggenda vuole che siano molto dispettosi e soprattutto hanno il terrore della luce. Perché? Perché se venissero toccati dai raggi del sole, improvvisamente verrebbero trasformati in pietre. Leggende sì, leggende no, sta di fatto che la presenza di questi esserini, in questo caso non è proprio esserino, è molto grande, qui si sente un po' ovunque. E ci piace pensare che si nascondano nel fitto delle foreste, nei boschi, negli angoli più nascosti, dentro le rocce e soprattutto all'interno dei fiordi. La vita degli abitanti di Geiranger è accompagnata 24 ore su 24 dal suono di questa cascata. Anzi, dovrei dire da queste cascate, perché praticamente il paese è attraversato da questo fiume che fa diversi salti prima di riuscire a unirsi definitivamente con l'oceano. È un suono molto forte, al quale chiaramente ci si abitua, e attorno a quest'acqua arrabbiata è stato costruito nel 2016 questo bellissimo passaggio. Hanno anche investito tanti soldi e uno dice è stato fatto per un motivo turistico, per un'attrattiva, e invece mi hanno spiegato che i motivi sostanzialmente sono due. Sicuramente per aiutare tutte le persone che arrivano con le navi a immergersi totalmente in questo ambiente naturale, ma anche per i ragazzini, per i bambini che vivono in questo paese, che praticamente utilizzano questo passaggio ogni volta quando vogliono andare a scuola e quindi evitano il traffico cittadino. Io mi sono domandata, ma quale potrà mai essere il traffico cittadino? Eppure qui non doveva rappresentare un pericolo. Un'altra cosa molto bella è che hanno pensato di dare ulteriormente importanza alla forza di questo fiume. In che modo? Facendo tutta un'illuminazione notturna, quindi di notte, quando ci sono le stelle, o anche no, perché molte volte le stelle non si vedono, si accendono quelle artificiali, le luci che rendono questo luogo davvero un incanto. Raccontare un territorio significa anche un po' conoscere le persone che ci vivono. Qui a Geiranger
gli abitanti, i residenti, non si trovano soltanto nel piccolo centro che vi ho fatto vedere, sono anche sparsi nel territorio. E adesso ho avuto la grande opportunità di conoscere una famiglia che vive in questa casa, bellissima, ancora più isolata. Annette e Billy vivono in questa casa meravigliosa, una casa storica che risale al 1870, poi è stata ristrutturata e hanno fatto una scelta molto difficile e significativa nella loro vita perché entrambi arrivano da due città importanti, da Oslo e da Ålesund. Quanto è stato difficile scegliere di lasciare comunque una città caotica e venire a vivere in un luogo così isolato dal resto del mondo? For me, qui ho la mia famiglia e tutti i ricordi della mia infanzia sono legati a questo posto, dove mia madre è nata e dove trascorrevamo le vacanze estive. Così, quando mio padre è morto, ho capito che era arrivato il momento di tornare a casa. Tu quindi hai un rapporto di cuore sentimentale legato appunto alla tua famiglia, però nel tuo caso è lì no, cioè tu arrivi da Oslo, quindi è la capitale, no, della Norvegia. Nel tuo caso è stato semplice scegliere di venire qui? Sì, lo è stato, perché ero stanco di lavorare in una grande città. È più rilassante lavorare qui. Però anche adesso tu lavori parecchio, perché ogni giorno fai tanta strada, lavori in questa contea e quindi percorri chilometri e chilometri. Non è tutto relax. È vero, viaggio molto in questa zona, ma è il mio lavoro, non mi pesa. D'inverno qui tutto si ferma, sembra che tutto vada in letargo. C'è tanta neve, a volte il fiordo si ghiaccia, a volte è anche difficile prendere la strada. Quindi si parla di un isolamento quasi totale. Se uno ha problemi, se ha delle necessità, che cosa succede? In che modo vi comportate? Quando abbiamo bisogno di aiuto o quando ci sono delle valanghe che non ci permettono di arrivare in centro e non consentono alle ambulanze di arrivare qui, dobbiamo chiamare l'elicottero. Ogni anno, quando si verificano delle valanghe che bloccano le strade, vengono messi a disposizione dei traghetti da soccorso. Una volta siamo rimasti bloccati qui per una settimana, senza elettricità, senza internet e telefono. Siamo stati fortunati perché il mare era navigabile e quindi sono potuti arrivare i soccorsi. Quindi abbiamo capito che in questo caso la tecnologia è molto importante, aiuta contro la solitudine. In Italia noi abbiamo delle realtà meravigliose, diverse sicuramente, però molto belle. E anche queste sono isolate, parliamo di paesini antichi, paesini che hanno più di 1000 anni e che purtroppo negli ultimi tempi si stanno svuotando. I giovani se ne vanno. È la stessa cosa qui oppure c'è un'altra considerazione di realtà così preziose? Sembra che non ci siano giovani qui, ma il fatto è che abbiamo le scuole secondarie e non l'università. Quindi i ragazzi di Geringer devono spostarsi fino a Stranda o Ålesund per poter studiare. Alcuni di loro ovviamente vogliono andare a studiare in un'altra scuola o all'università. Ma poi, alla fine, tutti tornano qui per le vacanze estive. They always come back. Tornano sempre indietro. Questa è una cosa molto bella. Sì, sì. Lavorano durante le vacanze nei ristoranti. Alcuni, naturalmente, si sono trasferiti e hanno creato una famiglia da un'altra parte. Ma sono certa che torneranno perché so che sentono delle emozioni speciali per questo luogo. Quanto è importante per voi questo rapporto con la natura? Penso che dobbiamo avere cura di questa natura, perché potremmo perderla. Qui abbiamo aree verdi, montagne, aria pulita, ed è qualcosa di cui
ci dobbiamo prendere cura. Un esempio, noi ci prendiamo cura degli alberi da frutto, che sono nella nostra fattoria da molte, molte generazioni. Così mio marito può fare un ottimo succo di mela. Potete assaggiarlo. Thank you. Ma continuiamo a parlare invece di cambiamenti importanti a livello planetario. Non possiamo non ricordare quello che è successo nel 2019, quando per giorni, anzi dobbiamo dire per mesi, ha continuato a bruciare la foresta amazzonica. Nessuno interveniva, nel silenzio del mondo andava a fuoco, andava in fumo il polmone della Terra. Poi fortunatamente si è iniziata a sollevare l'opinione pubblica internazionale, si è chiesto a Bolsonaro di intervenire, di fare qualcosa, di mettere fine a questi incendi, ma nonostante tutto i giorni passavano e la foresta continuava a bruciare. Com'è possibile che noi oggi, nel 2020, permettiamo che accadano certe cose? Sicuramente può esserci un interesse economico, allora dobbiamo ricordare che esiste un fondo internazionale per aiutare la foresta amazzonica, al quale sono stati versati più di $1.2 miliardi. E chi è che ha contribuito in buona parte a queste cifre importanti? La Germania e la Norvegia. La Norvegia, dopo quello che è successo l'estate scorsa, ha deciso di interrompere i finanziamenti all'Amazzonia. Si pensava che si sarebbe avuto una risposta importante, perché tutti sono interessati purtroppo al dio denaro. E invece non è cambiato molto. L'Amazzonia continua a esistere, ma continua a morire. E questo non ce lo possiamo permettere. Gli alberi sono le braccia che sorreggono il cielo. Quando avremo tagliato l'ultimo albero, il cielo ci cadrà addosso. Questo è un antico proverbio degli Indios dell'Amazzonia, la foresta pluviale più grande e con maggiore biodiversità del pianeta. Questo incredibile tesoro per il nostro mondo occupa una superficie pari a 7 milioni di chilometri quadrati, circa 23 volte l'Italia, i quali si estendono attraverso 9 diverse nazioni. Ci sono quasi 60 volte più alberi adulti in Amazzonia che esseri umani. La vegetazione si espansa enormemente grazie alle condizioni calde e umide offerte dal bacino idrografico del Rio delle Amazzoni e dei suoi numerosi affluenti. E oggi da sola, questa foresta costituisce circa la metà di tutte le foreste pluviali ancora esistenti sulla Terra. Andremo alla scoperta di un'area ancora incontaminata, ricoperta da foresta primaria, a tratti inesplorata e per fortuna mai intaccata dall'uomo. Si parte da Manaus, grande città brasiliana, nel cuore dell'Amazzonia. Da qui ci imbarchiamo su uno dei tradizionali battelli, risalendo prima il Rio Negro, affluente del Rio delle Amazzoni, e poi il più piccolo Rio Jauperi, per circa 500 km. Due giorni interi di navigazione fino ad arrivare nella riserva dello Xixuaú. Ed eccoci arrivati nella piccola comunità di Xixuaú, nel cuore della foresta amazzonica. In questo piccolo villaggio vivono circa 70 persone. Loro hanno deciso di vivere qui, in mezzo alla foresta, e di non trasferirsi in città. Per questo sono diventati i veri e propri guardiani della foresta amazzonica. La vita di questa piccola comunità va avanti seguendo un modello sostenibile. Un modello che non richiede l'uso irresponsabile delle risorse naturali,
Si vive quindi di raccolta di frutti spontanei, di artigianato e di ecoturismo, un modello in cui l'uomo possa vivere senza intaccare la foresta vergine, senza stravolgere i suoi delicati equilibri. Le abitazioni del villaggio sono molto spartane e i letti, da queste parti, sono semplici amache montate sui ponti delle barche o nelle palafitte in legno, decisamente comode. La foresta amazzonica ha un determinante ruolo regolatore per il clima del nostro pianeta. Non va infatti dimenticato che l'Amazzonia produce il 20% di ossigeno del nostro mondo. E se la foresta si ritira troppo, diminuisce l'umidità generata dalle piante stesse. E si stima che perdendo un terzo dell'attuale foresta ci potrebbero essere conseguenze irreversibili non solo per l'Amazzonia, ma per il clima del pianeta intero. Sotto una certa soglia di umidità, molte specie di piante potrebbero deperire o estinguersi, comportando un altro circolo vizioso. Un collasso di questo tipo farebbe enormemente aumentare le emissioni in poco tempo. Anche per questo, preservare le foreste è fondamentale dal punto di vista dei cambiamenti climatici. È una biologa arrivata nello Shishuahu 20 anni fa per una ricerca sulle lontre giganti, mammifero acquatico in via d'estinzione. Col tempo anche la foresta selvaggia ha conquistato il suo cuore, diventando la sua casa. Il suo lavoro è diventato anche un impegno per l'ambiente e per la piccola comunità locale, cercando di creare un'opportunità per invogliare la gente del luogo a restare qui, nella foresta, e non andare a occupare una baracca in qualche favela di Manaus. Significa coinvolgere i nativi, i locali che abitano queste regioni nel lavoro di conservazione, ma anche consentire loro di avere una qualità di vita superiore. Quindi tutto il lavoro che si fa con l'obiettivo principale di mantenere la foresta, perché sono i principali guardiani, i principali custodi di questo patrimonio. Bisogna innanzitutto intervenire dal punto di vista delle possibilità di educazione, di assistenza sanitaria, possibilità di formazione, di qualifiche professionali e anche quindi di generare reddito e lavoro. L'ecoturismo è una delle attività più importanti per i locali in questa regione, perché consente appunto di mettere in pratica, di mettere in gioco il loro principale tesoro, che è la loro conoscenza di questa regione. I vasti incendi che stanno devastando l'Amazzonia sono legati a delle questioni di interesse prettamente economico, quindi allo sfruttamento della terra amazzonica, che da molti viene considerata una terra improduttiva, quindi deve essere resa produttiva attraverso il taglio della foresta e l'utilizzo del sottosuolo per agricoltura, per pascoli. La deforestazione fa perdere alla foresta quella copertura, quella densa canopea che creava l'umidità, che in qualche modo proteggeva dagli incendi. È un problema che l'Amazzonia affronta tutti gli anni durante la stagione secca, ma è un problema che sta aumentando vertiginosamente. Il numero di incendi è raddoppiato, siamo passati da 22.000 a 44.000 in soli 6 mesi, i primi 6 mesi del 2019. E proprio per questo ci stiamo preparando ai cambiamenti in atto, attraverso progetti di educazione ambientale e anche con l'uso di tecnologia. Stiamo lavorando proprio in questo momento con una partnership con università sia inglesi che brasiliane alla costruzione di un drone. L'idea è che le comunità locali, che sono 10 le comunità con cui lavoriamo, possano utilizzare i droni per fare il controllo antincendi, che poi permette una lotta all'incendio molto precoce. Qui nella foresta noi esseri umani siamo dei semplici ospiti silenziosi.
osserviamo la natura scorrere davanti ai nostri occhi su delle piccole canoe a remi, cercando di ridurre al minimo l'impatto della nostra presenza su questo paradiso incontaminato. Delfini rosa di acqua dolce saltano sui fiumi, curiosi e amichevoli. Le scimmie ci osservano timide sugli alberi e da qualche parte, in quella fitta foresta, il giaguaro si nasconde in cerca di una preda. Durante la stagione delle piogge, l'Amazzonia è protetta dagli incendi grazie agli acquazzoni e al clima estremamente umido. In questo periodo, ampi tratti di foresta vengono allagati dai fiumi, che crescono anche di decine di metri. I cambiamenti climatici e il disboscamento stanno però cambiando le carte in gioco e rischiano di portarci ad un punto di non ritorno. La deforestazione, infatti, è in continua crescita. Sulla base dei rilevamenti satellitari dell'INPE, l'Istituto Nazionale Brasiliano per le Ricerche Spaziali, nel luglio scorso il taglio incontrollato degli alberi è cresciuto del 278% rispetto allo stesso periodo del 2017. Dopo esserci spostati attraverso la foresta allagata con la canoa, siamo arrivati in un tratto di foresta non allagata. E adesso stiamo passeggiando circondati dai suoni della foresta, dagli innumerevoli animali che vivono qui. A ridosso dei centri urbani e lungo i fiumi principali, l'attività umana sta sempre di più modificando la geografia dell'Amazzonia. Oggi i principali abitanti della regione sono i Caboclos, il risultato di un mix etnico tra europei, africani e indios. Questi ultimi, un tempo dominatori della foresta, sono confinati in riserve sempre meno protette, sempre più a rischio estinzione. Piante e animali scompaiono pian piano col ritirarsi della foresta e l'incredibile biodiversità dell'Amazzonia si fa sempre più sottile. La colpa di tutto questo è anche nostra. Il consumismo sfrenato e la sempre crescente richiesta di risorse e prodotti dai paesi industrializzati contribuisce a questa lenta scomparsa di uno degli ultimi ambienti veramente incontaminati del nostro pianeta. Se non invertiremo subito rotta, perderemo per sempre la foresta amazzonica, questo luogo incantato che lo scrittore Brodeau ha definito l'ultima reliquia di madre natura, le ultime vestigia di come era il mondo prima del nostro arrivo. Più che un punto su una cartina, una storia nella memoria. Un sogno. Adesso, finalmente, è giunto il momento per imbarcarci e navigare lungo il fiordo. In Norvegia si contano più di 1000 fiordi di varie dimensioni. I più lunghi superano i 200 chilometri, con larghezze che arrivano a 250 metri. Anche le profondità sono impressionanti. I più profondi raggiungono i 1300 metri. Pensate però che i più belli, i più spettacolari, sono quelli che sono i rami dei fiordi più grandi. Anche il fiordo dove ci stiamo muovendo adesso è un ramo, paradossalmente considerato piccolo, lungo 15 chilometri, fatto ad esse di un fiordo molto più grande e importante, che si chiama lo Storfjord.
fiordi non li dobbiamo considerare come le nostre coste, ma come valli scavate dal ghiaccio e successivamente riempite dall'acqua del mare. Tutto questo è successo migliaia di anni fa, nel periodo delle glaciazioni. Durante questi periodi, i ghiacciai rimodellarono la superficie della Terra, disegnando nuovi paesaggi tanto nelle aree montuose quanto in quelle costiere. Al termine dell'ultimo periodo glaciale, circa 10.000 anni fa, l'aumento delle temperature provocò naturalmente il ritiro dei ghiacciai, che iniziarono velocemente a sciogliersi sul mare, che in seguito si alzò di livello di circa 20 metri. Così le valli glaciali che si erano formate in prossimità della costa vennero inondate dall'acqua del mare, dando origine proprio ai fiordi. Possiamo dire quindi che in pratica, in questo momento, ci troviamo in un'antica valle glaciale. Il valore dei fiordi è un valore inestimabile non soltanto per tutta questa bellezza, ma anche perché i fiordi sono importantissimi nella lotta ai cambiamenti climatici. I fiordi, e non parlo soltanto di quelli norvegesi, ma di quelli che si trovano in tante altre località del mondo, hanno queste montagne alte che sono completamente ricoperte da una fitta vegetazione che assorbe una quantità di CO2 veramente molto elevata. Pensate che secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Geoscience si è stimato che i fiordi assorbono ogni anno circa 18 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Che cosa significa tutto questo? Significa che nei sedimenti marini dei fiordi è stata trovata una percentuale di CO2 pari all'11% della CO2 presente nei sedimenti marini di tutto il mondo. Quindi avete capito di che cosa stiamo parlando? Di realtà molto piccole rispetto all'immensità della Terra, ma estremamente, estremamente importanti per i nostri equilibri. Questi ambienti cambiano in continuazione, appena esce il sole tutto si mostra più accogliente, con le nuvole invece in certi momenti appaiono sempre affascinanti, ma quasi inquietanti, forti, più potenti. Eppure nonostante questo, dobbiamo sempre ricordare che questi ambienti sono fragili, sono molto sensibili a tutto quello che accade. Vi faccio un esempio. Tutti sappiamo il terribile incidente a Chernobyl nel 1986. Pensate che dopo 30 anni sono stati fatti dei controlli sugli animali che vivono in questi territori, in particolare sulle renne, ed è stata trovata nella loro carne ancora radioattività. Per quale motivo? Perché la radioattività è rimasta per tantissimi anni e probabilmente continuerà a rimanere nel futuro in licheni e nei funghi. Che cosa significa tutto questo? Beh, il tema del nucleare è sempre aperto, tutti abbiamo paura di quello che può rappresentare il nucleare. Ne sentiamo continuamente parlare con gli incidenti che purtroppo avvengono sul nostro pianeta. E invece c'è qualcuno che continua a credere che il nucleare sia indispensabile. In Norvegia non ci sono centrali nucleari funzionanti, ci sono soltanto due reattori che sono stati utilizzati per la ricerca medica e fisica, ma attualmente non sono più in funzione. Ci sono personaggi come Bill Gates che sostengono che per migliorare il nostro ambiente a livello globale si debba ritornare al nucleare, a un nucleare però diverso, più sicuro per prima cosa e più pulito. Ma noi ci domandiamo, è mai possibile che esista questo tipo di nucleare? Può esistere davvero? L'abbiamo chiesto al ricercatore del CNR, il fisico nucleare,
Valerio Rossi Albertini. Ci sono centinaia di centrali nucleari sparse per il mondo, ma sono tutte dello stesso tipo, tutte basate sulla tecnologia della fissione nucleare. Hanno degli inconvenienti che si chiamano Chernobyl, Fukushima, e poi ci sono le scorie radioattive, le ceneri nucleari che sono dannose per la salute e per l'ambiente per centinaia o anche migliaia di anni. Ma c'è un'alternativa, un nucleare buono, è il nucleare a fusione. Non ha scorie radioattive e se un reattore nucleare a fusione diventa instabile, non esplode, semplicemente si spegne. Ma che differenza c'è tra le reazioni di fissione e di fusione nucleare? Per capirlo bisogna fare un passo all'indietro, tornare sui libri di scuola, quando ci spiegavano come è fatto un atomo. Un atomo è costituito da una parte centrale, il nucleo, appunto, che è carico positivamente e intorno a uno sciame di particelle leggere, gli elettroni, cariche negativamente, che gli ronzano intorno. Ora noi dobbiamo concentrarci esclusivamente sul nucleo. Quando un nucleo è grande e pesante come quello dell'uranio, genera energia quando viene spezzato in questa maniera. La frammentazione del nucleo viene detta in gergo fissione. Mentre invece, se i nuclei sono leggeri, ad esempio immaginiamo due nuclei di idrogeno, si ottiene energia col processo inverso, quando i due nuclei si uniscono. L'unione viene detta in gergo fusione e quindi parliamo di fusione dei nuclei o fusione nucleare. Perché allora, se la fusione nucleare è tanto più conveniente della fissione, non ci sono in giro per il mondo solo reattori a fusione nucleare? Perché non è così semplice. E ve lo spiego con un esempio. Possiamo utilizzare la metafora della mosca cieca. È un gioco per bambini che tutti quanti conoscono e che è molto simile però come principio di funzionamento ad un reattore a fusione nucleare. Ricordiamo com'è la mosca cieca. Il bambino bendato deve riuscire a catturare i compagni. I compagni però si allontanano da lui, gli sfuggono, esattamente come i nuclei che devono fondersi, ma per fondersi devono arrivare a toccarsi, mentre invece avendo una carica elettrica uguale tendono a respingersi. Allora, come si può aiutare il bambino bendato a catturare qualcuno dei suoi compagni? Naturalmente aumentando il numero dei giocatori. Questo è il primo provvedimento. Ci sarà una densità maggiore intorno al bambino e quindi sarà più probabile che riesca a catturare qualcuno dei compagni. E poi ancora cosa? Beh, si può ridurre il perimetro di gioco. In questa maniera. Se mettiamo i giocatori all'interno di uno spazio più circoscritto, sarà più probabile che venga catturato. E questo è quello che fanno esattamente gli scienziati nucleari. Cercano all'interno dei reattori nucleari di mettere la maggior parte dei nuclei possibili in uno spazio sempre ristretto, ma tentando di comprimerli si verifica il fenomeno della saponetta bagnata. Se prendiamo una saponetta bagnata o in questo caso un palloncino e lo stringiamo dentro il pugno, ecco che tenderà a fuoriuscire da tutte le parti, così come i nuclei tendono a scappare. Quindi prima difficoltà in un reattore a fusione nucleare tenere tutti quanti i nuclei uniti. E poi come si può aiutare ulteriormente il bambino bendato, quindi il nucleo che deve fondere, a catturare i compagni? Beh, ce lo suggerisce qui il più grande reattore nucleare a fusione che abbiamo a disposizione, il nostro Sole. All'interno del Sole, nel centro del Sole, si svolgono le reazioni di fusione nucleare che producono energia sotto forma di calore e di luce. Calore e luce che hanno prodotto, che hanno generato la vita sulla Terra. Il centro del Sole è a 15 milioni di gradi. Siccome noi non riusciamo a raggiungere la stessa densità che si ha al centro del Sole, dovremmo arrivare a temperature ancora più alte, si parla di 100 milioni di gradi. Perché la temperatura alta aiuta? Perché la temperatura, che noi percepiamo di solito come sensazione di caldo e freddo, in realtà in fisica è la velocità con cui si muovono i costituenti di un sistema. Se un corpo è caldo, i suoi atomi si muovono molto rapidamente, se è freddo si muovono lentamente. La stessa cosa nei nuclei all'interno del reattore nucleare. Se un nucleo o i nuclei sono caldi, si muoveranno molto rapidamente. Naturalmente un nucleo caldo riesce a catturare gli altri nuclei più facilmente, esattamente come un bambino che corresse velocemente all'interno del circuito della mosca cieca. Quindi, eccole le difficoltà.
primo, di confinare i nuclei all'interno del reattore, seconda cosa, di riuscire a trovare dei materiali che resistano a 100 milioni di gradi, ogni materiale viene vaporizzato a quella temperatura. È per questo che ancora non ne abbiamo di reattori termonucleari, ma stanno arrivando. C'è un progetto europeo a cui collaborano tante istituzioni di costruzione entro il 2040 di un prototipo di reattore termonucleare nel sud della Francia, vicino Nizza. Perché è opportuno farlo? Perché dobbiamo riuscire a raggiungere questo traguardo con tutte le nostre forze? Perché sarà una fonte praticamente inesauribile di energia pulita e per dare sollievo a questo pianeta abbiamo bisogno di tanta energia, ma energia che venga prodotta senza impatto ambientale. Grazie al nostro Valerio Rossi Albertini e ai suoi preziosi insegnamenti. In questo momento continua ad andare in scena la bellezza, dobbiamo dire una grandissima bellezza. Perché? Perché anche questo continuo cambiamento meteorologico fa parte dell'unicità di questo territorio. In questo momento i fiordi ci hanno portato in un altro posto, si sono illuminati di altri colori, di altre luci. La gente ovviamente non può perdere l'opportunità di fare una navigazione di questo tipo. Ed è veramente meraviglioso, al di là dei punti più significativi e più famosi, guardare come in ogni singolo angolo Madre Natura abbia dato il suo meglio nella creazione. Le cascate che precipitano da centinaia di metri fino all'oceano, perché voglio continuare a chiamare questo mare oceano, sono tantissime, sono davvero molto numerose. Più piccole e più grandi, precipitano dall'alto e cadono in mare, si uniscono di nuovo all'oceano. Da sempre le leggende hanno preso spunto dalla natura, una saggia maestra che può indicarci la strada verso un nuovo rispetto che finalmente l'uomo sembra aver riscoperto. La leggenda racconta di 7 sorelle, tutte bellissime e molto simili. Un giorno un principe passò in questa terra e rimase stupito, ammaliato da tanta bellezza. Decise di sposarne una, ma doveva essere la più bella. Era difficile fare la scelta e ogni volta che decideva quale dovesse essere la sua sposa, la sera iniziava a fare dei festeggiamenti, a bere, e la mattina, risveglio, non la riusciva più a riconoscere. In questo modo passarono tanti anni e le 7 ragazze rimasero per tanto tempo nubili in attesa che il principe scegliesse una di loro. Alla fine il principe non si sposò mai, ma le 7 sorelle piansero tutte le lacrime del mondo, che oggi sono ancora rappresentate con queste splendide cascate, che in realtà a volte sembrano 7, a volte sembrano un po' meno, a seconda del flusso d'acqua che cade dalla parte più alta della montagna. Ma la leggenda continua perché per punizione il pretendente, il principe, è stato costretto per l'eternità ad osservarle, trasformato in una cascata a forma di bottiglia che doveva ricordare quell'alcol che gli aveva alla fine rovinato la vita. Guardate, adesso si vede la forma della bottiglia, la parte alta è stretta e poi si allarga. Fra poco vi racconterò alcuni luoghi del mondo fra i più amati dai viaggiatori. Ma parleremo anche delle grandi navi che arrivano a Venezia. Continuiamo il nostro racconto dalla Norvegia, in un fiordo che per la sua bellezza è stato decretato patrimonio dell'umanità. Geiranger presto avrà un certificato di sostenibilità ambientale. In che cosa consiste?
La certificazione di sostenibilità è una sorta di quadro di riferimento, un processo per aiutarci a sviluppare un turismo sostenibile. Significa che dobbiamo prenderci cura della natura, dell'ambiente, degli aspetti sociali di Geiranger e dobbiamo sviluppare un'economia positiva all'interno del settore turistico. Per le persone l'arrivo di queste navi, di questi turisti, sicuramente rappresenta una fonte di reddito, rappresenta benessere. Quindi se ci saranno delle limitazioni, le persone, gli abitanti di Geiranger saranno d'accordo o comunque avranno dei problemi? La maggior parte del lavoro a Geiranger è generato dal turismo. Ci sono solo 235 abitanti e ogni anno vengono qui fra gli 800 e il milione di visitatori circa, per cui è molto importante per i locali mantenere il proprio lavoro in questo settore. Quindi dobbiamo bilanciare il numero dei visitatori con gli effetti sulla natura, sull'ambiente e sul modo di vivere degli abitanti di Geiranger durante il periodo estivo, quando ci sono così tante persone. È sempre una questione di equilibrio, l'equilibrio che si deve trovare, perché da una parte la tutela dell'ambiente, da un'altra parte le persone che vivono in determinati luoghi, in determinati territori. E realtà di questo tipo ci sono in tutto il mondo. Qualcuno però critica, perché a volte l'eccessivo turismo può creare dei danni molto seri all'ambiente, qualcun altro invece difende la teoria che tutti debbano godere appieno di ciò che il mondo offre. Sentiamo che cosa sta succedendo però per alcune destinazioni molto famose e molto importanti. Trovare un'immagine che descriva perfettamente il fenomeno del sovraffollamento turistico non è mai stato così facile come negli ultimi anni. Sono innumerevoli i turisti che ogni anno scelgono per le loro vacanze mete bellissime e per questo inflazionate, in Italia come nel resto del mondo. Il flusso dei visitatori spesso supera di gran lunga la capacità di gestione della città scelta come destinazione, con pesanti conseguenze sia sui residenti, che vedono la loro qualità della vita peggiorare, sia sull'ambiente. Il quadro non può che suggerire pronti interventi, ed è proprio quello che stanno facendo diversi comuni italiani e non. In prima linea, nella battaglia Salva Bellezza, troviamo la Sardegna, che per tutelare i tesori di sabbia, mare e macchia mediterranea che custodisce, ha regolamentato con numero chiuso e ticket d'ingresso l'accesso in molte sue spiagge, come Cala Mariolu e Cala Golorizè. Anche le dune della Pelosa, spiaggia di Sistino dalla sabbia bianca come farina, hanno rischiato di scomparire granello dopo granello a causa dei troppi bagnanti. Da qui il divieto di stendere i teli senza una stuoia o di abbandonare la spiaggia senza lavare i piedi in fontanelle collocate appositamente all'uscita. Dalle acque limpide e salate dell'isola a quelle dolci, ma altrettanto apprezzate, del lago di Braies, in Alta Valpusteria, Trentino Alto Adige. Anche questo specchio d'acqua ha pagato con il sovraffollamento la sua incontestabile bellezza. Reso noto dalla fiction Un passo dal cielo, è stato invaso da moltissimi turisti, curiosi di ritrovare i paesaggi visti in TV. Le strade di accesso alla valle sono poche, ma sono diventate in pochi anni così affollate da spingere l'amministrazione locale a imporre dallo scorso 10 luglio fino a settembre uno stop alle auto. Lasciando i confini nazionali e varcando quelli europei, troviamo un'altra meta molto apprezzata e per questo affollata, Amsterdam. Con i suoi oltre 8 milioni di visitatori solo nel 2018, si è guadagnata un posto nella lista delle 9 città a rischio overtourism. Il comune, per correre ai ripari, sta mettendo in atto una campagna di sensibilizzazione. Limite di 30 giorni l'anno per chi affitta case tramite vari siti internet. Stop all'apertura di nuovi negozi di souvenir e nuovi hotel. Multe salate per gli incivili. La soluzione più originale, però, è sicuramente quella dell'Ente Nazionale del Turismo, che ha smesso di promuovere la città dei fiori, spingendo invece i turisti verso luoghi altrettanto belli, ma fuori dalla capitale. Sembra basti che qualche regista scelga la location per un film o qualsiasi altro prodotto di successo. È proprio quello che è accaduto ad una delle isole più verdi d'Europa, l'Islanda, che negli ultimi 3 anni ha visto crescere dell'80% il numero dei visitatori della sua spettacolare gola del Fjallraljökull.
ora chiusa al pubblico dopo lo straordinario successo di una canzone della pop star canadese Justin Bieber. Oggi sono 300.000 i turisti che ogni anno passeggiano sopra o dentro la gola. A causa del loro calpestio e del disgelo, i sentieri della zona sono diventati una fanghiglia impraticabile che costringe i visitatori a scavalcare le recinzioni che delimitano le aree dove cresce la vegetazione protetta. L'Agenzia Islandese dell'Ambiente ha risposto vietando l'accesso al sito, anche se per ora sbarra e nastro non hanno fermato i fan più motivati, disposti anche a sfidare i guardiaparco pur di rubare uno scatto sul set del video del loro beniamino. Sorte analoga per un altro paradiso terrestre, Maya Bay, spiaggia dell'isola di Phi Phi Lee, in Thailandia, resa celebre nel 2000 dal film con Leonardo DiCaprio, The Beach. Una piccola striscia di sabbia, lunga 250 metri e larga 15, su cui ogni giorno sbarcavano 5.000 turisti. Le conseguenze non sono difficili da immaginare. Rifiuti di plastica abbandonati sulla sabbia e che finivano nelle acque, aggiungendosi agli scarichi degli hotel che negli anni si sono moltiplicati. Complici anche le creme solari, la popolazione dei coralli della baia è stata quasi sterminata, riducendosi negli anni dell'80%. Maya Beach è stata chiusa fino a metà 2021. Dopo questi tre anni necessari perché la barriera corallina si riformi e la natura acquatica e terrestre si rigeneri, l'accesso sarà limitato, massimo 2.400 visitatori al giorno nell'alta stagione. Continuiamo il nostro racconto del fiordo di Geiranger in Norvegia, patrimonio dell'UNESCO. Diamo un ultimo sguardo a tutta quest'acqua che dalla montagna precipita direttamente nell'oceano. In questo momento è arrivata in porto una grande nave e possiamo renderci conto davvero delle dimensioni di cui stiamo parlando. Geiranger, come vi ho detto, è un paese molto piccolo, normalmente ha soltanto circa 250 abitanti e invece da questa nave alle mie spalle sono scese migliaia di persone. Addirittura qui arrivano navi ancora più grandi che fanno sbarcare quasi 5.000 persone. Allora, è ovvio che ognuno di noi può sognare di fare una crociera che ci porta in questi luoghi da sogno, in questi luoghi meravigliosi, ma forse merita ancora una volta una riflessione. Quanto è giusto che giganti di questo genere, che navigano in tutti i mari del mondo, arrivino fino nei porti di luoghi così piccoli, così fragili? E non sto parlando ovviamente solo della realtà di Geiranger, sto parlando di tante altre realtà del nostro pianeta e in particolare anche di una che ci tocca tutti direttamente, Venezia. Ascoltiamo. Il passaggio delle grandi navi a Venezia anima da alcuni anni un acceso dibattito a livello nazionale e internazionale, rendendo quella che un tempo era la Serenissima, che dei trasporti via mare storicamente ha sempre fatto la sua forza, un po' meno serena. È possibile avvistarle già dal treno, poco prima di arrivare in stazione, ma è durante l'arco della giornata, in un continuo via vai di turisti venuti da tutto il mondo per visitare la leggendaria città sull'acqua, che la coesistenza di due mondi, così distanti, si palesa in tutte le sue contraddizioni. Una questione sempre attuale che tra i vicoli della laguna genera opinioni contrastanti. Penso che non debbano passare, perché chiaramente stanno rovinando il fondale, il canale. Abbiamo fatto tante crociere, ma Venezia non è uno di quei posti dove mi piacerebbe arrivare con la nave. Ma guardi, qui ci lavoro da tempo e notiamo quando c'è l'afflusso delle crociere e portano veramente incasso, diciamo. Quindi se mancassero per noi sarebbe un duro colpo.
Perché se è vero che da un lato si concorda sulla necessità di preservare un patrimonio inestimabile, dall'altro si guarda all'economia che ruota intorno a questo settore. Nel territorio di Venezia noi abbiamo direttamente occupati circa 5.000 persone che seguono la crocieristica e altrettanti posti di lavoro nel centro città. Per farle un esempio, arrivano 1 milione di passeggeri, di questi circa la metà si fermano una notte prima e un paio di notti quando arrivano, quindi sono 3 notti a persona. Gli alberghi a Venezia, i letti a Venezia, centro storico e Mestre, sono 32.000. Lei capisce che è più di un mese di lavoro, 45 giorni di occupazione piena su tutti gli alberghi. In Italia Venezia rappresenta il secondo scalo crocieristico dopo Civitavecchia, ma rispetto a quest'ultimo è spesso sotto i riflettori. Da una parte i fatti di cronaca che mettono di fronte alla sua fragilità, dall'altra gli annunci di nuove possibili soluzioni. L'estromissione delle grandi navi dal bacino di San Marco e dalla laguna costituisce la battaglia al centro delle attività del comitato No Grandi Navi Laguna Bene Comune. Credo che fossimo elementari, no? Che ti spiegano che un corpo immerso in acqua sposta una massa d'acqua pari al volume che occupa. Cioè, chiaro, se c'è lo scafo della nave, non c'è più acqua. Per far arrivare queste navi, noi abbiamo scavato i canali portuali fino a 12 metri. Quindi una laguna fonda un'ottantina di centimetri in media, 12 metri e poi di nuovo 80 centimetri. Quando la nave passa, questi 35.000 metri cubi d'acqua non incontrano la città costruita, incontrano il fondale basso. È esattamente il meccanismo dello tsunami. Questa enorme massa d'acqua messa in movimento, che ha scavato, quindi piena di sedimenti, piena di sabbia, va in scia della nave. E quella sabbia la perdiamo. Una laguna che perde 1 milione di metri cubi di sedimenti l'anno è una laguna sempre più fonda, sempre più piatta, e che quindi oppone sempre meno resistenza all'onda di marea. E quando l'acqua arriva, superando anche il 1,5 metri, come è successo in questi ultimi mesi, scatta l'emergenza, un codice rosso che ha visto Piazza San Marco e la sua basilica completamente allagate, dove l'acqua, punto di forza di questa città, diventa la sua debolezza, la sua condanna, in una devastazione che lascia dietro di sé danni e paura. Un altro aspetto è poi quello legato all'overtourism, ovvero il sovraffollamento turistico, argomento che interessa anche altre perle del Mediterraneo, come ad esempio la croata Dubrovnik. Ma ci sono anche altri numeri, quelli che ruotano intorno al sistema crociere. Per quanto riguarda l'indotto, Ca' Foscari ha stimato nel 2013 un indotto di 150-170 milioni all'anno. La crocieristica dà lavoro a circa 4.000-4.500 persone. La questione connessa all'impiego sembra essere evidenziata da molti cittadini, anche quelli che le grandi navi non le vorrebbero in laguna. Prima non entrano è meglio, però bisogna pensare appunto all'indotto, a tutte le persone che ci lavorano sopra. Cioè, Venezia è una città che è nata e cresciuta sull'acqua. È un peccato sospenderla, chiudere completamente tutta l'attività di queste navi, che rimangano fuori soprattutto quelli che sono i colossi. Ma se preoccupa quello che si vede, un elemento da considerare riguarda anche quello che non si vede, nascosto dal manto d'acqua lagunare e recentemente riemerso a seguito della mappatura realizzata da CNR ISMAR. Lo studio ha messo in luce le conseguenze dell'attività umana sulla laguna, rilevando ampie zone di erosione e una grande quantità di rifiuti sul fondale, che ha indotto gli esperti a parlare di una sorta di terra dei fuochi subacquea. La Venezia di sopra, la Venezia di sotto, la Venezia di chi è favorevole alle grandi navi e chi invece preferirebbe vederle solo dipinte su tela, come nell'opera di denuncia di Banksy. Il fascino di una città senza tempo, minacciata dai cambiamenti climatici e dall'innalzamento dei mari, che rischiamo di trasformare in una moderna Atlantide e che ci chiede solo di non restare fermi a guardare. Da
Geringer prendiamo una macchina e continuiamo il nostro viaggio. Ci dobbiamo spostare verso la città più grande del nord della Norvegia, anche capitale culturale di questa regione. Prima di raggiungere la nostra destinazione, ci fermiamo per guardare ancora una volta come in questi territori l'uomo nel tempo sia riuscito a costruire sempre in armonia con l'ambiente circostante, un'armonia che si respira davvero in ogni dove. Guardate dove vi ho portato adesso, da qui abbiamo una bellissima visuale sulla città di Ålesund, una città davvero unica perché è suddivisa su 7 isole, le abbiamo qui davanti a noi, però non ci rendiamo conto di come sono collegate, sapete per quale motivo? Perché alcune hanno dei ponti che attraversano il mare, altri invece hanno dei tunnel sottomarini che uniscono praticamente tutte queste isole che formano la cittadina. Una cittadina che oggi ha circa 40.000 abitanti e unisce le montagne all'oceano ai fiordi. È davvero particolare per questo, ma anche una storia che ci porta indietro al 1904. Fino a quegli anni la città di Ålesund era completamente fatta di legno e poi purtroppo un terribile incendio l'ha distrutta nel giro di poche ore. Per ricostruirla ci sono voluti 3 anni. Si sono adoperati i migliori architetti di tutta la Norvegia e hanno fatto dei cambiamenti importantissimi. Innanzitutto hanno deciso di costruirla completamente in pietra. Perché? Perché ovviamente il legno poteva essere pericoloso visto l'incendio che aveva distrutto la città. E poi l'hanno resa speciale, l'hanno costruita appunto con tutte queste caratteristiche case di Art Nouveau che oggi, oltre ad essere meravigliose, sono motivo d'attrazione di visitatori che arrivano da tante parti del mondo. Ma adesso andiamo proprio a vedere il centro insieme. Camminare per il centro di Ålesund significherebbe andare sempre con la testa rivolta al cielo. Per quale motivo? Perché in realtà si scoprono delle cose bellissime sui palazzi. Questi palazzi di Art Nouveau, costruiti all'inizio del Novecento, ovviamente rappresentano un po' quella che era la moda dell'epoca, lo stile dell'epoca, però hanno voluto mantenere il legame con la loro storia, in quanto in quegli anni la Norvegia ha raggiunto l'indipendenza portando su questi palazzi dei simboli vichinghi. Un esempio fra tutti, alle mie spalle, questo palazzo giallo, guardate, è abbracciato come se fosse un bracciale da questi simboli che sono appunto simboli vichinghi. Questa città negli ultimi anni è diventata anche un punto di riferimento per guardare al futuro. Come abbiamo visto, Ålesund è una città molto piccola, ha soltanto 40.000 abitanti e soprattutto ci siamo resi conto come sia in un contesto naturalistico di grande bellezza, quindi uno non potrebbe mai immaginare che un luogo come questo potrebbe avere problemi legati alla sostenibilità ambientale. Pensate che addirittura proprio qui a Ålesund si trova il secondo posto più importante al mondo per quanto riguarda la promozione delle smart city. Che cos'è esattamente? È un centro, si chiama lo Smart Sustainable City, all'interno del quale sono raccolte le migliori tecnologie per promuovere, per far conoscere come si può migliorare il nostro futuro sotto il profilo appunto di tutela ambientale.
Qui arrivano persone da tutto il mondo, ricercatori, amministratori. Poco tempo fa è arrivata una delegazione da Washington per capire come si può migliorare la città di Washington e altre città americane. Ma una cosa bellissima è che qui vengono anche tanti ragazzi, tanti giovani studenti, perché qual è il motto? Non esiste lo studente che non capisce, che non può capire. Esiste solo il sistema di insegnamento sbagliato. Quindi, trovandosi di fronte a realtà che vengono comunicate in maniera molto chiara, ognuno di noi si appropria di conoscenze che poi ci fanno diventare degli individui migliori. Kai è il papà di questo progetto Smart Sustainable City, un progetto importantissimo. Perché è nato? Perché è così importante aver creato questo centro ad Allison? Sta tutto nel far incontrare persone e aziende per il bene del nostro pianeta. In futuro avremo bisogno di insegnare ai bambini tecnologia e sostenibilità, fare sì che abbiano nuovi obiettivi e che imparino a risolvere i problemi in modi differenti. Ci sono persone che hanno paura della tecnologia, no? Perché dicono la natura è meravigliosa, noi diventiamo schiavi della tecnologia. Invece tu sei convinto che la tecnologia possa essere utilissima per capire esattamente quale può essere un futuro più rispettoso nei confronti dell'ambiente. È esattamente quello a cui lavoriamo qui. Stiamo sviluppando una versione digitale della città di Ålesund. Non è solo una smart city, ma è una smart city sostenibile. E se una smart city non è sostenibile, allora non è una smart city. Abbiamo molti esempi di come mostrare le informazioni affinché si prendano più facilmente le decisioni giuste. Oggi possiamo farvelo vedere. Adesso ci troviamo all'interno di una delle tante realtà presenti in questo centro. Mi spieghi qual è la comunicazione che si ha trovandosi qua dentro? Che cosa impariamo? Ora siamo in un simulatore e qui abbiamo una versione digitale di Ålesund. Quell'area verde indica l'uso dell'elettricità. Se guardate laggiù, a volte diventa rosso e significa che si sta usando troppa energia. Se dovessimo avere questi dati scritti sulla carta, occuperebbero un volume dal pavimento fino a qui e non li capiremmo. Così la comprensione è immediata e accessibile a tutti. E questo lo possiamo fare con moltissime informazioni. Questo è il futuro che ci permetterà di prendere le decisioni giuste. Allison ha fatto dei passi avanti ultimamente in questi anni per diventare davvero una smart city. Che cos'è che servirà presto? Allison diventerà soltanto alla fine un esempio, perché poi sono le città più importanti del mondo che devono cambiare il mondo. Siamo ancora all'inizio del percorso. Abbiamo iniziato un anno fa e abbiamo scoperto che la tecnologia che vedete qui, dalle industrie offshore e dall'industria navale, poteva essere applicata anche alle città. Quando l'Unione Europea è venuta qui e ha esaminato Ålesund, avevamo già molti esempi da mostrare, come il settore idrico. Noi pensavamo di essere i migliori del mondo nella gestione delle acque, ma quando l'UE ha guardato a fondo, ha visto che non eravamo affatto la città migliore del mondo. No. Era l'opposto. Ci siamo chiesti perché. E questa è la grande domanda. Così abbiamo approfondito. Come ci prendiamo cura delle fonti d'acqua? Come purifichiamo l'acqua? Come la portiamo lungo le condotte? Abbiamo scoperto che queste presentavano delle perdite e che quindi stavamo buttando via il 30% d'acqua. Ci siamo accorti che così non andava bene, che avremmo dovuto gestire meglio questa risorsa. Abbiamo anche scoperto che l'acqua pulita era molto vicina a quella sporca e in caso di perdite l'acqua pulita poteva contaminarsi. Abbiamo constatato che nelle nostre case usiamo troppa acqua per lavarci i denti, per farci la doccia e per ogni altra cosa. Non badiamo all'acqua che usiamo, ma dobbiamo cambiare e fare in modo che l'acqua che esce dai rubinetti sia già pulita, altrimenti per farlo dopo dovremo usare energia. E non è necessario. Non è la cosa giusta da fare. Quindi ora stiamo cercando di far capire ai bambini e ai ragazzi perché dovrebbero modificare i loro comportamenti. E abbiamo tanti esempi su come farlo. Allora, avete visto come Kai proprio è
pieno di passione, ci crede fermamente. Sono le persone come Kai che possono davvero migliorare questa nostra realtà, ma lo possono fare se tutti noi, tutti voi capite esattamente che le cose si possono fare, le tecnologie ci possono venire in aiuto. Ed ecco perché luoghi come questi ci insegnano, ci fanno capire esattamente quanto ognuno di noi possa compiere delle scelte diverse, e lo fa, come dice Kai, aprendo il rubinetto, cucinando, andando a fare la spesa, facendosi la doccia. Insomma, non dobbiamo aspettare che siano gli altri, e in realtà come queste possono aiutare, facendo informazione, a migliorare questa nostra casa comune. Grazie, good luck for everything. È per il futuro del nostro pianeta, è qualcosa che ha a che fare con la felicità delle persone. Una felicità che si può raggiungere, come abbiamo sentito, cambiando mentalità, visione e organizzazione di questa nostra terra. Fra poco Namibia, India, Cina, Tanzania, ma anche Trieste, dove mi calerò nel cuore di una delle grotte più famose del mondo. Abbiamo mai pensato a quanto in effetti sia piccolo il nostro pianeta? Ormai, in 24 ore, con un aereo, possiamo fare il giro del mondo. Se ci rendiamo conto di tutto questo, ancor di più possiamo riflettere su quanto manchi il giusto rapporto e la giusta interazione fra uomo, natura e animali. Questa divisione è particolarmente evidente nelle città con milioni di abitanti, le cosiddette megalopoli. Tra queste c'è senza dubbio Pechino, che con i suoi quasi 22 milioni di abitanti è la terza città più popolosa del mondo, oltre ad essere anche la città più grande della Terra per estensione. Per capirci, il suo territorio comunale è pari ad oltre la metà del Belgio, una megalopoli in cui vecchio e nuovo si fondono in un mix magari armonioso, ma al contempo imperfetto. Questa imperfezione deriva dal fatto che in grandi città come queste gli spazi verdi sono sempre troppo pochi. E tutto ciò contribuisce anche alla crescita del tasso di inquinamento, che fa della capitale cinese la seconda città più inquinata al mondo, dopo Nuova Delhi in India. Allontanandosi dal centro, la grande muraglia cinese, nella sua bellezza fuori dal tempo, è circondata dal verde e da colline disegnate da sinuosi terrazzamenti. Ma appena si entra in città è evidente il contrasto di una metropoli proiettata nel futuro, nella quale, a ricordo di un passato certamente meno caotico e decisamente più verde, restano gli antichi templi e ben poco altro. Per fortuna però, nel 2018, la città di Pechino ha annunciato un piano quinquennale mirato ad aumentare di oltre il 45% la copertura forestale della città, un programma che porterà entro il 2022 ad aggiungere circa 66.000 ettari di foreste, aree verdi e zone umide. Un progetto che speriamo porti ad avere maggiore interazione fra uomini e ambiente. È ormai scientificamente provato che per migliorare il nostro futuro è necessario far tornare la natura nelle nostre città, una natura della quale anche gli animali dovrebbero far parte.
A proposito di spazi aperti, vi vogliamo raccontare un territorio che fortunatamente, ancora oggi, ci offre paesaggi unici. La Namibia è senza dubbio il giusto esempio di tanta bellezza. Però uno sguardo più attento dall'alto ci porta a fare anche una riflessione, pensando che forse questo paesaggio desolatamente meraviglioso possa nascondere dell'altro. La Namibia, infatti, è alle prese con un'emergenza siccità fra le più gravi di sempre. A prima vista non ci si può rendere conto di ciò di cui vi stiamo parlando, perché la bellezza del deserto, con i suoi colori, dominano su tutto quanto il resto. Però, a ben guardare, ci si rende conto che la situazione è talmente grave che ha spinto il governo e il Ministero dell'Ambiente a mettere, pensate, all'asta centinaia di animali. È proprio da questa soluzione estrema che le autorità locali sperano di poter ricavare non meno di $1 milione, che servirebbero poi a incrementare gli investimenti nei numerosi parchi naturali del paese. Ci sono altre aree nel nostro pianeta in cui uomini e animali, forse non per scelta, vivono a stretto contatto. La Tanzania è certamente uno di questi. Sono pochi, infatti, i luoghi del mondo in cui sia presente una così alta biodiversità. Nella savana dell'est africano vivono allo stato brado i cosiddetti Big Five, ovvero i 5 animali più grandi e più significativi di tutto il continente. Un'altra grande emozione per chi ha la fortuna di venire da queste parti è quella di osservare una mamma di elefante con il proprio cucciolo, o ancora la leggiadria di una giraffa a pochi metri di distanza. Ma in tutto questo ci sono anche loro, quegli esseri umani che per necessità sono riusciti a costruire un rapporto armonico con tutto ciò che li circonda. Comunità semplici che vivono a stretto contatto con gli animali, sia quelli selvatici sia quelli dell'AIA, indispensabili anche per il cibo e per l'aiuto nei campi. È proprio in queste aree del pianeta che la differenza fra mondo degli uomini e mondo degli animali si vede sempre di più. L'India, ad esempio, ha superato ormai il 1.300.000.000 di abitanti, con città dove vivono milioni e milioni di residenti. Una nazione millenaria, affascinante e maestosa, che si contrappone a un'immagine moderna, bollywoodiana e in piena ascesa economica. Ma spostando lo sguardo da queste bellezze, si scopre un grave problema di povertà e di disparità economica, sempre più marcata fra ricchi e poveri. È un'India dove lo scenario di povertà estrema è diffuso e allarmante, dove il rapporto uomo-natura viene rimpiazzato dalla pura e semplice sopravvivenza quotidiana. E la sovrappopolazione nelle città crea un altro enorme problema, l'inquinamento dell'aria. Metropoli soffocate dallo smog, nelle quali le persone si sono abituate a vivere in condizioni estreme, troppo spesso anche inumane, dove respirare aria pulita è diventato un lusso che quasi nessuno ha. Spostandoci dall'altra parte del mondo, in Messico, troviamo problematiche purtroppo molto simili. Perché tutto è collegato in questo piccolo pianeta
e la fragilità si riscontra in ogni angolo del globo. Città del Messico, già nel 1992, gareggiava a livello mondiale per l'alto tasso di inquinamento. Nonostante i numerosi sforzi di riduzione dello smog, la coltre di nebbia attanaglia tuttora costantemente la città e spesso l'aria è davvero irrespirabile. Ultimamente si è parlato proprio di una vera emergenza ambientale. Troppe automobili, numerosi incendi dolosi, una popolazione costantemente in crescita creano un inquinamento tale che le attuali aree verdi non riescono certamente a compensare. Dobbiamo invece capire tutti che bisogna tornare a rimettere la natura nelle metropoli. Dobbiamo pensare che il verde, gli alberi, gli ampi spazi debbano sempre di più essere al centro dei luoghi in cui si vive. Ricordiamoci ancora una volta quanto è piccolo il nostro pianeta, un piccolo Eden, dove senza dubbio ci deve essere spazio per tutti gli esseri viventi. Continuo a raccontarvi il nostro pianeta. In questo momento mi trovo circondata da una nuova bellezza e mi trovo in un posto veramente particolarissimo. Davanti a me il mare, una fitta vegetazione, anche rocce dalle forme più particolari. E mi viene in mente un paragone che forse può anche sembrare azzardato. È come se il pianeta, con tutte le sue manifestazioni, le montagne, i fiumi, i mari, i canyon, potesse essere una sorta tipo di volto di uomo, sul quale il tempo che passa lascia dei segni profondi. E quali sono questi segni? Beh, le rughe della Terra le vediamo ovunque attorno a noi. La Terra si trasforma come ci trasformiamo noi, ma non è detto che la vecchiaia faccia paura. A volte la vecchiaia può anche rendere tutto molto più bello e interessante. E guardate dove sto camminando adesso. È una passeggiata molto lunga, 3,7 km, e viene conosciuta a Trieste come la passeggiata napoleonica, perché la leggenda vuole che i primi a fare questo percorso fossero stati proprio i soldati delle truppe napoleoniche. Però al di là delle leggende, guardandoci attorno è la roccia che ci parla. Questa è una roccia aspra, dura, selvaggia, è tutta la roccia del territorio carsico che da sempre ha nascosto alle popolazioni che vivevano in questi posti dei segreti meravigliosi, i segreti che vi racconteremo fra poco.
Il luogo che sto per raccontarvi si trova poco lontano dalla città di Trieste. Questo splendido territorio è stato abitato dall'uomo fin dalla preistoria e nei secoli ha accolto diverse popolazioni. Ricordiamo i Romani, i Franchi, i Bizantini e molti altri. Oggi è conosciuta come terra di bellezza e Trieste ogni anno accoglie migliaia di visitatori che arrivano da molti paesi vicini. Storia, misteri, cultura, ma soprattutto patria del vento. Non dimentichiamoci che la bora, che soffia a Trieste, è conosciuta davvero in tutto il mondo. Ma la mia scoperta non è nel centro della città, si trova poco lontano da qui. Adesso ho lasciato la superficie e sto iniziando il mio viaggio alla scoperta di quello che c'è sotto questo meraviglioso, immenso territorio carsico. Da sempre dobbiamo ricordare che le grotte, gli anfratti, i canyon, i pozzi, le insenature hanno affascinato gli esseri umani, li hanno anche spaventati. Addirittura Virgilio descriveva l'inferno che si doveva trovare all'interno di una grotta posta proprio sul fianco di una montagna molto aspra e selvaggia. Beh, fortunatamente i tempi sono cambiati, anche se le leggende in questi territori sono ancora vive e presenti. Oggi gli speleologi, o comunque anche i semplici appassionati, si fanno letteralmente ammaliare dal fascino delle grotte. Vi siete mai chiesti il perché? Probabilmente perché quello che io voglio chiamare il mondo di sopra lo conosciamo quasi tutto, forse l'abbiamo veramente conosciuto nei minimi dettagli, nei luoghi più nascosti, mentre il mondo di sotto è ancora un mistero. E io adesso sto per farvi vedere, sto per raggiungere un posto che è anche famoso nel mondo, ma quando uno lo viene qui a vedere per la prima volta rimane letteralmente senza fiato. Fra pochissimo, un'esperienza che davvero non dimenticherò mai. Togli le mani. No! Italia! Oh, ascolta! È la number one! Grazie all'aiuto della Società Alpina delle Giulie mi preparo a un'esperienza unica. Non proprio convinta, vengo calata piano piano dal punto più alto della grotta. Guardate dove mi trovo in questo momento, non avete la sensazione esatta di quello che io posso vivere e possa provare? La verità ve la dico io, ho una gran paura. Sono appesa nel vuoto, sotto di me quasi 100 metri di caduta. Una luce fioca,
ma una grande meraviglia, una grande bellezza. Mi trovo in un luogo che è stato scoperto nel 1840 da un ingegnere austriaco, Lindner. Però in quegli anni dovete immaginare che tutto era diverso. Lindner era a conoscenza di un buco nella montagna, una grotta che poi dava su qualcosa di cui nessuno conosceva niente, una grande profondità, un buio infinito. Ebbene, Lindner, pensate, mi ripeto, nel 1840 ha iniziato a calarsi, come sto facendo io in questo momento, attaccato alle funi, con un'imbragatura sicuramente non così tecnica come quella che uso io adesso. E poi le luci, qualche candela, qualche faro. È sceso, è sceso, è sceso, fino a quando è arrivato a toccare il fondo. E fu proprio quella scoperta che ha fatto conoscere a tutto il mondo la grotta gigante. Poi, piano piano, vennero fatti dei lavori di illuminazione, di sentieri, di scale. E immaginate che in questo luogo gigantesco, in questo luogo infinito, che addirittura si dice potrebbe contenere la cupola di San Pietro, ci fu un'inaugurazione con fiaccole da tutte le parti nella roccia e poi calato dalla parte centrale un lampadario gigantesco, tantissima gente e la musica di Wagner, il Sigfrido. Ecco, ce l'ho fatta. Adesso con i piedi per terra voglio dire che sto decisamente meglio, ma allo stesso tempo aver vissuto questa calata dall'alto, come hanno fatto i primi esploratori nell'Ottocento, credo che sia stata un'esperienza indimenticabile. E poi vi assicuro che per quanto uno si guardi attorno e veda tutta questa bellezza, ma anche questa infinita dimensione, sentirsi appeso e calato da 100 metri di altezza, non credo che lo dimenticherò facilmente. Ma i segreti in questa grotta, le cose che dobbiamo scoprire sono ancora tante. Il primo che vi faccio vedere è qui, accanto a me. Guardate queste due strutture che salgono fino proprio al tetto della grotta. Che cosa saranno mai? Servono e sono collegati alle maree terrestri. In che modo, che cosa ci diranno? Lo scopriamo fra poco. Ad accogliere chi come me si avventura in questo mondo alla rovescia è un meraviglioso spettacolo di stalattiti e stalagmiti che si ergono come colonne verso l'alto.
un mondo che non ha nulla da invidiare a quelli descritti nei romanzi di Jules Verne. Sono proprio loro gli abitanti silenziosi di questo pianeta misterioso, oltre che la sua stessa memoria. Perché queste sculture naturali, dal colore rossiccio dovuto agli ossidi di ferro, non sono dei pezzi di roccia inerme, ma degli organismi che potremmo davvero definire vivi, che continuano a crescere e a mutare come tutto ciò che è attorno a me. Guardate dove vi ho portato. Questa è la diramazione più famosa della Grotta Gigante. È conosciuta come Galleria Nuova. Fino a qua, in realtà, è il massimo limite, oltre al quale non posso andare. E i visitatori non arrivano nemmeno fino a qua, perché ovviamente, camminando, addentrandosi verso il buio, si rischierebbe di danneggiare tutte le stalattiti e le stalagmiti, che sono la vera ricchezza di questo tunnel. È un camminamento molto molto lungo, pensate, nel buio uno potrebbe andare avanti con l'esplorazione per quasi 100 metri. Le teorie sull'origine di questa galleria sono più di una, però si pensa che appunto fosse addirittura antecedente la Grotta Gigante, che questo fosse proprio un fiume sotterraneo e quindi ha lasciato questa eredità meravigliosa davanti ai nostri occhi. Vi voglio far vedere un'altra cosa che ogni volta che vedo mi affascina. Qui abbiamo una stalagmite e una stalattite. Si stanno quasi per incontrare, manca pochissimo, probabilmente soltanto un millimetro, ma noi non sappiamo quanto tempo ancora dovrà passare affinché si uniscano. Mentre alle mie spalle ormai abbiamo un'unione avvenuta e vedete, si è trasformata in una splendida colonna. Insomma, quante sono le scoperte che si possono fare qui nella Grotta Gigante. Non mi stancherò mai di ripeterlo, quanta bellezza c'è nel nostro pianeta, sia nel mondo di sopra che nel mondo di sotto. Guardate ad esempio la parete di roccia che ho davanti a me. Ditemi se avete visto dei documentari dove protagonista è il mare, se non potrebbe darvi davvero l'idea di un mondo sottomarino, pieno di meduse, di vita, di organismi che fluttuano nell'acqua. Un mondo dove gli esseri viventi sembrano essere presenti solo rappresentati dalle forme rocciose. A ben guardare, però, si scopre invece che non è esattamente così. Sentite perché. Per ammirare questa grotta è indispensabile avere delle luci adatte, ovviamente, non devono essere molto forti. Ma se non avessimo questa illuminazione, che ha circa 15 anni, non saremmo in grado di apprezzare appieno questo Eden. Quando però l'uomo interviene con l'illuminazione, cambia inevitabilmente gli equilibri che esistono sottoterra. Guardate ad esempio dove mi trovo in questo momento. È nata una leggera, una delicata vegetazione, addirittura abbiamo due piccole felci. Se non ci fosse stata la luce, questo non sarebbe mai successo, perché la vita ha bisogno della luce. Eppure, nonostante questo, queste grotte anticamente erano abitate da alcuni animali. In particolare sono stati trovati dei resti di orsi quasi preistorici. Erano più grandi rispetto a quelli che conosciamo noi oggi, ma entravano nelle grotte carsiche proprio per ripararsi durante l'inverno, per andare in letargo. Ovviamente questi orsi oggi non esistono più e nelle grotte vivono soltanto animali estremamente piccoli e particolari, anche forse possiamo dire poco interessanti, però uno in assoluto è estremamente interessante
è l'unico vertebrato che vive esclusivamente nelle grotte europee, esclusivamente nelle grotte, al buio completo. È il proteo. Ne avete mai sentito parlare? Secondo me no. Il proteo, dovete sapere, è considerato quasi un animale dell'eterna giovinezza. Si dice che rimanga giovane per 100 anni. Sarà vero? Sentiamo che cosa ci dice a proposito il biologo Nicola Bressi. Licia, il proteo non si sa se campa esattamente 100 anni in natura, perché seguire per 100 anni un proteo nell'ambiente sotterraneo è veramente, veramente difficile. Però i primi protei che sono stati studiati già negli anni 30 e 40 sono ancora vivi e quindi sì, probabilmente campa 100 anni e forse anche più di 100 anni. È un animale, una salamandra, che ha trovato l'elisir dell'eterna giovinezza scendendo giù nelle grotte. Immaginiamo questa salamandra che viveva, come molte altre salamandre, in stagni e torrenti di superficie. Poi migliaia di anni fa, quando è iniziato il carsismo, ha iniziato anche lei a scendere nelle grotte. Si è modificata, l'evoluzione l'ha fatta adattare all'ambiente sotterraneo, e nell'ambiente sotterraneo non è più necessario diventare da gerino, da larva, da adulto, e quindi mantiene le branchie per tutta la vita e si riproduce da eternamente giovane con le branchie. Un animale così longevo però dovrebbe essere anche molto resistente sotto il profilo proprio immunitario. Invece il proteo non ha un sistema immunitario. E allora come riesce a vivere? Il proteo, vivendo in delle grotte dove di fatto nulla cambia, perché nelle profondità carsiche non ci sono stagioni, non ci sono sbalzi di temperatura, l'acqua ha anche più o meno lo stesso pH, di fatto dovendo risparmiare energia perché ha pochissimo cibo, risparmiando energia risparmia anche sul sistema immunitario, quindi il proteo praticamente non ha un sistema immunitario attivo, il che lo rende molto molto utile per un sacco di studi medici sull'immunologia, ma lo rende anche terribilmente delicato, perché basta un disturbo, basta che sia maneggiato, basta un flash di una macchina fotografica e lui letteralmente si ammala di stress, perché il sistema immunitario è talmente debole che immediatamente viene contagiato da malattia. Un animale rarissimo quindi, e neanche molto bello, che però oggi è diventato un simbolo. Il proteo, come abbiamo detto, non può uscire dall'acqua perché mantiene le branchie larvali per tutta la vita ed è legato ad acque carsiche profondamente pulite e quindi un ottimo bioindicatore per lo stato delle acque carsiche ed è un po', diciamo, proprio l'emblema della conservazione di queste preziose acque sotterranee. E questo è il nostro proteo, che probabilmente nessuno riuscirà mai a vedere in natura se non i ricercatori. Però a parte l'interessante collegamento scientifico, dobbiamo ricordare che il proteo ha un altro legame affascinante, e cioè è legato alla mitologia greca. Il poeta Omero parlava di Proteo. Chi era Proteo? Era un vecchio saggio che viveva nel mare, conosceva tutti i segreti degli oceani e sapeva anche predire il futuro. Però era difficilissimo incontrarlo. Perché? Perché era sfuggente, non amava le persone, quindi dovevano assolutamente avvicinarlo di nascosto, senza che lui se ne accorgesse, perché addirittura aveva la capacità di cambiare la sua forma. Insomma, da sempre la mitologia greca ci affascina, la studiamo, ci fa viaggiare con la fantasia. Ma in questo caso noi vogliamo fare qualcosa di più. In Grecia, nella terra del mito, vi vogliamo portare, perché lì scopriremo degli altri Eden. Ciclade, un arcipelago incantato nel leggendario mare di Omero. Un angolo di paradiso della Grecia, rifugio privilegiato per gli amanti della storia classica e della natura. A Serifos, spettinata dal vento, come la Medusa che nella mitologia greca è decapitata da Perseo, i primi turisti sono arrivati solo alla fine degli anni 90. Per questo l'isola continua a mantenere il suo fascino selvaggio.
tutelato dall'istituzione di una splendida riserva naturale. La terra, bruciata dal sole, mette in risalto il suo mare, di un azzurro intenso e limpido. Immergendoci in questi fondali, si riscopre la vera ricchezza del mare nostro. Una vita sottomarina ricca di colori e di banchi di pesce, come i barracuda dalla livrea argentata, i saraghi e le salpe. Barbicata in cima a una ripida collina, Hora, il primo centro abitato di Serifos, con le sue casupole e chiesette nello stile isolano, è un paradiso da sogno. Si dice sia il più bello delle Cicladi. Le mura dipinte a calce, le porte colorate e le antiche botteghe creano un'atmosfera tipicamente mediterranea. Qui predominano il blu del mare e il bianco della libertà. Sono questi che hanno dato vita alla bandiera della Grecia. Il monastero fortificato dell'Arcangelo, in greco Moni Taxiarchon, è abitato da un unico monaco. Mattino apre la chiesa, dove sono custodite antiche icone ortodosse. A Serifos, il vero spettacolo della natura è costituito dalle spiagge, riflesse in un mare irresistibile, dalle forme ondulate delle coste che si perdono dolcemente nelle acque infinite e nelle meravigliose geometrie degli antichi terrazzamenti dei muretti a secco, dove ancora lavorano uomini caparbi. Terre apparentemente aride, che profumano di sale, di timo e di uva. Serifos possiede un'anima marinara e una tradizione contadina, che attraverso i suoi abitanti ha tante storie da raccontare. Al calare della sera, l'intensità della luce cambia, mettendo in evidenza le mille sfumature dell'isola. Poche miglia da Serifos si può assistere a un altro spettacolo della natura, quello offerto da Sifnos, dove la tradizione si mescola con un'atmosfera da sogno. Anche quest'isola, che per grandezza è la quarta delle Cicladi, è un luogo fuori dal tempo che emana un fascino irresistibile. Ogni stagione qui ha un suo prodotto, condito e servito in tavola secondo le migliori tradizioni gastronomiche greche. Come gli involtini di foglie di vite, i dolmades. I ritrovamenti archeologici di Sifnos svelano la presenza umana dai tempi micenei fino ai tempi ellenistici. Le vestigia più famose sono quelle della maestosa acropoli sulla collina di Agios Andreas. Da quassù, gli antichi greci dominavano il mare,
difendendo l'isola dalle incursioni nemiche. Il centro storico è situato più in basso. Un agglomerato di candide case sospeso tra cielo, terra e acqua. Sifnos è sfuggita alla modernità e oggi i suoi segreti, così come quelli di Serifos, sono custoditi dai suoi abitanti, che con amore e dedizione preservano l'immenso patrimonio delle Cicladi. Un arcipelago emerso milioni di anni fa dalle profondità del mare Egeo. Avete visto come il pianeta non smette mai di stupirci. Adesso però continuiamo nella nostra scoperta della grotta gigante a Trieste. È un percorso lungo circa 850 metri, 1000 gradini con due discese o due salite, dipende da dove uno inizia il proprio percorso. Un tasso di umidità altissimo, siamo al 100%. Infatti quando uno sale sulle scale e si appoggia al corrimano, si rende conto che alla fine è tutto bagnato, ma vi assicuro, la temperatura è costante tutto l'anno, 11 gradi, ma anche con qualche piccola sofferenza ne vale assolutamente la pena. Vi ho portato qui dove possiamo ammirare la stalagmite più famosa di tutte quelle presenti all'interno della grotta gigante. È la stalagmite chiamata Colonna Ruggero, alta, pensate, 12 metri. E forse non tutti sanno che stalattiti e stalagmiti sono dei veri e propri depositi chimici che, rispetto a quello che succede nel mondo, chiamiamolo il mondo di sopra, rimangono inalterati nel tempo. Sono molto più protetti perché tutto quello che abbiamo sottoterra viene definito un ambiente molto più conservativo. E quindi quando la scienza studia queste formazioni è in grado di capire tutta una serie di cambiamenti che ci sono stati nel nostro pianeta nel corso di migliaia di anni, cambiamenti di origine climatica, ma anche cambiamenti ovviamente di origine geologica. Adesso mi trovo di fronte a una sorta di nuova grotta nella grotta, che in realtà è conosciuta come Ramo Colonis. Se noi oltrepassassimo quella soglia, potremmo scendere per circa 140 metri e arriveremmo praticamente al livello del mare. Sono davvero tanti i tesori in Italia che si nascondono sottoterra. Secondo la Società Speleologica Italiana si conterebbero circa, pensate, 40.000 grotte che si trovano in territori carsici, dolomitici, ma anche in ambienti lavici. Vi ricordate però le particolari strutture accanto alle quali ho effettuato la mia discesa nella grotta? È giunto il momento di scoprire che cosa sono e soprattutto a che cosa servono. Si tratta dei pendoli geodetici più lunghi del mondo. Vengono usati dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste per monitorare gli innumerevoli movimenti della crosta terrestre. Dalle maree ai movimenti tettonici delle placche, fino alle impercettibili vibrazioni generate dai terremoti, terremoti che possono avvenire anche dall'altra parte del mondo.
Ma come funziona me lo ha spiegato la professoressa Carla Breitenberg. Questa è una riproduzione molto in piccolo. In piccolo. Quindi Carla, come funziona questo pendolo? Questo pendolo si inclina, ruota verso di me, sì, quando il suolo si inclina di un piccolissimo angolo. Sì, e per si vede subito. Esatto. Mm. E si è ruotato di un grande angolo mentre l'inclinazione era molto piccola. E questa è un'amplificazione puramente meccanica. Carla, però ti voglio fare una domanda. Mi ricordo, forse tutti ci ricordiamo, quell'incidente che è accaduto in Thailandia nel 2018, sì, in una grotta dove erano scesi dei ragazzi, erano tutti giovanissimi, facevano parte di una squadra di calcio, sì, e sono rimasti bloccati per tanti giorni proprio a causa della piena di un fiume dei canali sotterranei. Se avessero avuto all'interno delle grotte uno strumento come questo, non avrebbero corso i pericoli che hanno corso. Secondo me potrebbe essere in futuro proprio un metodo per monitorare le piene di questi canali sotterranei in grotte che vengono sfruttate turisticamente. E lo si potrebbe fare relativamente facilmente con strumenti più piccolini, magari anche come questo qui. Così piccolo? Sì. Non sarebbe necessario avere questi grandi strumenti, basterebbe uno strumento piccolo per caratterizzare la relazione fra piovosità e piene del sistema sotterraneo, per dare in tempo utile un allarme per il veto di visitare queste grotte. È giunto il momento di iniziare la nostra risalita verso l'esterno, di lasciare queste luci artificiali, ricche di suggestioni e di particolari atmosfere. Un gradino dopo l'altro, piano piano, saliamo verso la luce e per un'ultima volta mi ritrovo a immaginare che cosa devono aver provato gli speleologi di un tempo. Ma adesso continuiamo a raccontarvi la bellezza e per farlo ci spostiamo nell'isola più amata di tutta l'Indonesia. Partiamo per Bali. Montagne vulcaniche, risaie a perdita d'occhio, vegetazione tropicale e fondali mozzafiato. Tutto questo e tanto altro è Bali, uno dei tanti Eden presenti nel nostro pianeta. Siamo nell'Oceano Indiano, a un migliaio di chilometri dalle coste australiane, in quella che è stata definita l'isola degli dei, certamente la più conosciuta e visitata dell'Indonesia. Il riso è alla base della cucina indonesiana e rappresenta l'elemento paesaggistico più caratteristico del paese. Le risaie a terrazzamenti sono delle opere di ingegneria rurale. Il sistema di irrigazione, ad esempio, è complesso ed estremamente organizzato, con l'acqua che scende dai vari scalini e raggiunge ogni punto del terrazzamento. Uomini e donne si alternano nella lavorazione del terreno e nella raccolta delle piante di riso. Le colline sono coltivate in lungo e in largo e l'immagine d'insieme sembra uscire dal quadro di un artista di altri tempi. A far da contorno alle risaie, poi, tanti vulcani.
Bali è situata infatti al centro della cosiddetta cintura di fuoco, proprio al limite della divisione biologica tra l'Oceania e il continente asiatico. Si tratta di un'area immensa dell'Oceano Pacifico dove si stima avvenga il 90% dei terremoti del mondo. A Bali sono presenti tre vulcani attivi, tra cui Lagung, che dal 2017 è tornato ad aumentare con frequenza sempre maggiore la propria attività lavica. Sull'isola indonesiana, natura e religione si fondono in un tutt'uno armonico, di cui il Tempio Madre di Besakih è un perfetto esempio. Arroccato a circa 1000 metri alle pendici del monte Agung, comprende 23 templi costruiti su 6 livelli dislocati nei terrazzamenti del pendio. Il più importante è il Pura Penataran Agung, che risale ad almeno 2000 anni fa e che ricorda le piramidi megalitiche d'Egitto. Il culto del vulcano Agung si perde infatti nella notte dei tempi. E anche per questo il Tempio Madre di Besakih, per la sua sacralità, è per i balinesi il luogo scelto per le principali cerimonie induiste. Il nostro pianeta spesso sa stupirci con gli innumerevoli spettacoli della natura. Ma a Bali, spesso, la natura si fonde sapientemente con le opere realizzate dall'uomo. È il caso del tempio induista di Uluwatu, a Pekatu, ed è a picco sul mare, dedicato al dio vedico Rudra. Nel labirinto di sentieri e di scalinate che portano al tempio vivono numerosi e indisturbati i macachi, animali curiosi, furbi e anche abili borseggiatori. È fondamentale quindi gettare uno sguardo alle bellezze del tempio, non perdendo mai di vista cibo, occhiali, portafogli e macchine fotografiche. Possono infatti sparire in un attimo tra le zampe di queste scaltre scimmiette, si riuniscono in vere e proprie bande per procurarsi il cibo. Arrivano anche a ricattare i turisti, ridando loro il mal tolto solo in cambio di qualcosa da mangiare. Bali è famosa anche per le alte scogliere, come quelle della piccola penisola di Bukit, dove le onde si infrangono sulla barriera corallina circostante, facendo di questo luogo la destinazione perfetta per gli amanti del surf che giungono qui da tutto il mondo. Tra le località più rinomate c'è la spiaggia sabbiosa di Kuta Beach, a circa un'ora di viaggio da Bukit.
Un altro dei luoghi in cui la natura si apre in scorci meravigliosi è senza dubbio l'isola di Lembongan. Vi si arriva con le fast boat in circa 40 minuti di navigazione da Sanur e fa parte di un piccolo gruppo di isole appartenenti alla piccola Sonda. In posti unici come questi è fondamentale il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente. Forse è anche per questo che se si vuole accedere all'isola con la propria auto occorre chiedere il permesso agli anziani del villaggio. Sulle strade infatti sono già molti i camioncini carichi di turisti che fanno la spola fra il villaggio, l'interno e le spiagge che si affacciano su un mare di color turchese. L'isola di Bali, come tanti altri luoghi del nostro pianeta, custodisce un incredibile patrimonio naturale che va preservato dal rischio che può derivare da un eccessivo turismo di massa. Luoghi come questi, infatti, vanno innanzitutto mantenuti, tutelati e protetti affinché giungano intatti alle generazioni future. Prima di concludere la puntata di questa sera, voglio raccontarvi quello che c'è dietro le immagini che avete visto. Lo faccio attraverso il nostro diario di viaggio. Guardate! Stiamo facendo sempre, tutti i giorni, a tutte le ore, la danza del sole. Però siamo riusciti a far uscire un po' di sole. E un arcobaleno. E un arcobaleno. Siamo qui con il nostro autista che ci sta per spiegare dove stiamo andando. Signori, il garage è un piano. Eccolo qui. Cime innevate. Pronto per un po' di trekking? Così vediamo la... Così vediamo. La vuoi far cadere? E cade di sotto. Ma vorrebbero buttarmi di sotto, ma io mi rifiuto di salire. Salì prespingendoti, eh? È un video, sto scherzando. Ah, è un video. Un video. Vi lamentate sempre, sempre vi lamentate. Dai, togliamoci le scarpe. Ce lo spostiamo tutto, ragazzi. Mia scarpe. But they never did ever live, ebbin and flow and inhibited, limited till it broke up and it rained down like Apple juice. Autista Peter deve soffiare ogni volta, deve fare l'alcol test per dimostrare che può guidare.
se no non parte. Continua così però, by the grace of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ever and flowing, inhibited, living in the it rained down, it rained down like. Rimani nascosto, ti vede. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Abbiamo tantissimi speleologi. Stringhi di meraviglia. Si sentono le voci? No. Silenzio, per favore. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my god. Jump out that sofa. Let's kick it. Tonight's gonna be a good night. Profeta, bravissima. Togli le mani. No! Good, good night. Oh, yeah, number one. Dico, per rimanere attenti qua non è piacevole. That tonight's gonna be a good night. Cioè, rifallo quanto prima, ti rendi conto? Ma io... Qual è la situazione? È un attimino complessa. Sta scivolando su dei calcari, guarda, le mani, non posso tenermi la cosa. Ma che poi che c'è? Sì! Basta, stai perdendo segnale? Allora basta, fermi così. Proviamo ancora perché siamo un po' in difficoltà. Ok? Però ci dobbiamo sganciare, non è facile. Siamo arrivati. Lui va a girare. Questa è la sensazione quando uno arriva. Devo dire che avere i piedi per terra è una cosa estremamente gradevole. È stata una grande esperienza.